Come si disegna la tabella del segno? La tabella del segno si posiziona il valore 0, si posiziona il valore meno infinito, si posiziona il valore più infinito e si vanno a posizionare i valori trovati nello studio del numeratore e del denominatore. Quindi, in ordine crescente, meno 1, prima dello 0, dopo lo 0, più 1 e più 2. Tiriamo le linee verticali sotto i dati posizionati sulla tabella del segno. A sinistra, nella leggenda, scriviamo N maiuscolo che indica il numeratore, D maiuscolo che indica il denominatore ed E maiuscolo che ci indica il nostro campo di esistenza. Partiamo dal numeratore. Il numeratore vale per le x maggiori o uguali di più 1 e per le x minori o uguali di meno 1. Quindi linea continua da meno infinito a meno 1 e linea continua da più 1 a più infinito. Dove esiste la funzione per il numeratore? Abbiamo disegnato una linea continua. Dove non esiste, quindi da meno 1 a più 1, linea tratteggiata. Dato che nelle soluzioni del numeratore era presente il simbolo maggiore uguale e minore uguale, dunque non era solo una x maggiore di più 1, ma una x maggiore uguale di più 1, stessa cosa per il meno 1, dobbiamo andare ad aggiungere dei pallini pieni sotto il numero meno 1 e sotto il numero più 1 a livello del numeratore per indicare che questi punti sono compresi nella funzione, esistono per la funzione, il punto meno 1 e il punto più 1. Passiamo adesso al denominatore, x maggiore di più 2. Da più 2 a più infinito, linea continua. Prima di più 2, linea tratteggiata, utilizzando lo stesso procedimento visto per il numeratore. In questo caso, non è presente il simbolo maggiore uguale, ma è presente solo il simbolo maggiore. Dunque, nel punto corrispondente al denominatore sotto il più 2 avremo un pallino vuoto e non pieno, perché ci indica che questo punto non è compreso all'interno del campo di esistenza della nostra funzione. Ultimo elemento da considerare è il campo di esistenza. Abbiamo detto che questa funzione esiste per tutti i valori di x eccetto più 2. Dunque, linea continua su tutto l'arco delle x per il campo di esistenza, eccetto il valore più 2, su cui posizioniamo come prima un pallino vuoto. A questo punto dobbiamo svolgere i risultati della nostra tabella del segno. Li svolgiamo colonna per colonna. Ora andiamo a segnare le soluzioni della tabella del segno. Analizziamo colonna per colonna considerando la linea continua come un più e ogni linea tratteggiata come un meno. Moltiplichiamo all'interno di ogni colonna i più per i meno. Più per meno per più, meno. Meno per meno per più, più, meno per meno per più, più, più per meno per più, meno, più per più per più, più. Queste sono le soluzioni della nostra tabella del segno. Dobbiamo adesso dare le soluzioni, tra virgolette, ai pallini pieni e vuoti che abbiamo posizionato all'interno della nostra tabella. Pallino pieno
lo facciamo scendere nelle soluzioni e lo posizioniamo qua. Stessa cosa per il pallino pieno posto sul numero più 1. Invece, pallino vuoto su più 2, doppio pallino vuoto su più 2 diventa pallino vuoto. Questa è la nostra tabella del segno completata.